Sei all'ascolto di Benessere e Salute, la rubrica che ti aiuta a stare bene, a cura del Centro Medico Bartoleschi di Montefescone. Benvenuti ai nostri ascoltatori alla rubrica Benessere e Salute, a cura del dottor Giuseppe Bartoleschi, reumatologo del Centro Medico Bartoleschi di Montefiascone. Giuseppe, buongiorno e buongiorno, bentornato. Anche a voi a tutti, grazie. Oggi parliamo dell'ultima parte dell'osteoporosi e vogliamo fare un riepilogo delle cose che abbiamo detto precedentemente e poi parliamo della diagnostica e delle terapie? Come già abbiamo avuto modo di parlarne, abbiamo detto che l'osteoporosi è una malattia sociale importantissima per la gravità stessa della malattia e per il numero di persone, che è altissimo, che sono colpite, anche perché è una malattia progressiva e anche perché più andiamo avanti negli anni, più con l'avanzare dell'età, con la vita che si allunga, quindi con la vecchiaia, diciamo qui c'è un rischio maggiore di fratture, che abbiamo detto sono le complicanze più gravi di questa malattia. Quindi abbiamo detto che si può dividere in primaria e secondaria, quella postmenopausale è la più conosciuta da tutte le donne soprattutto. Abbiamo detto che esiste anche una osteoporosi maschile, soprattutto negli uomini dopo 70 anni e in genere di tipo secondario, perché abbiamo anche certe malattie che sono causa di questa malattia e abbiamo nominato alcune, diciamo, patologie come quella per esempio da uso di cortisonici, da malattie endocrinologiche, da malattie respiratorie, ematologiche, eccetera, eccetera. Dopo questo breve riepilogo, mandiamo la sigla e il primo brano in scaletta e ci risentiamo tra poco. Benessere e salute, la rubrica che ti aiuta a stare bene, a cura del Centro Medico Bartoleschi. In onda la domenica mattina su Radio Tuscia Evans. Thank you.
Sei all'ascolto di Benessere e Salute, la rubrica che ti aiuta a stare bene, a cura del Centro Medico Bartoleschi di Montefoscone. Bentornati in studio a Benessere e Salute, la rubrica che vi aiuta a stare bene, come si dice nella sigla. In studio il dottor Giuseppe Bartoleschi. Sono utili le analisi del sangue per capire se si ha l'osteoporosi? Quando si deve trattare una malattia è sempre bene fare in modo di conoscere con certezza la diagnosi. E anche per l'osteoporosi fa prima affrontato il discorso della diagnostica, che può dare anche delle indicazioni molto più precise, soprattutto quando parliamo delle osteoporosi secondarie. In genere possiamo dividere gli esami tra primo e secondo livello. Dirò adesso quelli di primo livello, che sono quelli un po' più conosciuti: la velocità, la VES, l'emocromo completo, la proteidemia, il calcio, il fosforo, la fosfatasi alcalina, la creatinina e la calciuria delle 24 ore, cioè il calcio che si trova nelle urine nelle 24 ore. Questi sono gli esami di primo livello che andrebbero affrontati subito. Poi avremo pure altre indagini da fare qualora non si raggiunga, diciamo, la chiara diagnosi, una diagnosi più chiara, per cui faremo gli esami di secondo livello. Allora, questi esami di secondo livello li enumeriamo: sono il calcio, lo ione calcio, il TSH, che è l'ormone della tiroide, il paratormone, che è l'ormone prodotto dalle ghiandole paratiroidi, che stanno, come abbiamo detto, sono delle ghiandoline che stanno, quattro sono, stanno vicino alla tiroide e che sono, diciamo, importanti nel metabolismo del calcio. Abbiamo poi la 25 idrossi vitamina D, che è appunto la vitamina D che andiamo a cercare anche per dare la giusta quantità di vitamina D alle persone che hanno bisogno di essere curate, perché, come abbiamo detto, già bisogna curare sì con lo stile di vita, in qualche maniera la prevenzione, ma bisogna dare la giusta quantità di calcio al giorno con i giusti alimenti e anche con la giusta quantità di vitamina D. Poi abbiamo lo studio della cortisolemia, cioè della quantità di cortisolo, del cortisone umano, che sta pure il cortisone, cioè lo produciamo, ci sono le ghiandole surrenali che appunto producono questo ormone e va studiato. Poi il testosterone totale nei maschi, poi l'immunofissazione sierica e urinaria, gli anticorpi antitransglutaminasi, che sono quegli anticorpi che ci fanno fare quando ci sono diagnosi di celiachia. E poi anche diciamo altri esami specifici per quelle che sono le patologie associate, per esempio possiamo vedere la ferritina, la saturazione della trasferrina, eccetera, nei casi in cui ci sono delle anemie. Ci sono altri accertamenti diagnostici oltre agli esami del sangue? Noi, dopo aver fatto un po' tutte le ricerche di cui abbiamo parlato, possiamo procedere a quelle che sono soprattutto le indagini, diciamo, di tipo diagnostico strumentale, e ne abbiamo due. Abbiamo l'apparecchio ad ultrasuoni, che serve soprattutto per fare un esame sul calcagno delle persone oppure sulle dita delle mani, e che si usa soltanto nelle campagne di prevenzione, soprattutto per, in qualche maniera, aiutare a un primo approccio la maggioranza delle persone magari che non hanno fatto mai questa analisi. Poi invece, nel caso di cercare una diagnosi più possibilmente precisa e fare eventualmente una cura, dobbiamo usare la densitometria ossea, o MOC, come qualcuno la chiama, diciamo, in maniera molto più semplice.
Sei all'ascolto di Benessere e Salute, la rubrica che ti aiuta a stare bene, a cura del Centro Medico Bartoleschi di Montefiascone. La densitometria ossea è il gold standard, cioè la migliore che ci può essere, diciamo, come tecnica, come strumento che serve appunto per fare questa diagnosi. Allora vediamo un po' quali sono, anche perché il Ministero della Sanità ci dà delle indicazioni precise, quali sono le indagini, appunto, i fattori da tenere presenti, diciamo, in caso di rischio. Quali sono i fattori di rischio che possono dare luogo a questo accertamento? Sia per i soggetti di ogni età, di sesso sia femminile che maschile, con precedenti fratture da fragilità, anche causate da un trauma piccolo, minimo, o riscontro radiologico casuale, in seguito a un dolore, per esempio, della colonna, per fratture vertebrali, che possono essere o singole o addirittura multiple. Terapie croniche che sono in fase di attuazione o sono previste in base a delle malattie che devono essere curate, per esempio i corticosteroidi usati per più di 3 mesi, la levotiroxina a dosi soppressive, proprio è un ormone che si usa nelle cure della tiroide, gli antiepilettici, gli anticoagulanti come l'eparina, gli immunosoppressori che si usano in tante malattie, i sali di litio, che è un farmaco che si usa nella depressione maggiore, la chemioterapia, che se uno ha la sfortuna di usarla nell'età pediatrica. Poi ci sono delle patologie a rischio di osteoporosi, le malattie endocrine, per esempio le amenorree. Prendiamo per esempio un caso molto conosciuto alle persone, le ragazze o i ragazzi che hanno l'anoressia. Questa malattia non solo ha un problema di dimagrimento, ma anche ha dei problemi e a livello del sistema nervoso e anche soprattutto anche a livello, diciamo così, endocrinologico, soprattutto ginecologico, con amenorrea. Quindi queste ragazze, se sono femmine, non hanno più le mestruazioni anche se sono giovanissime, e hanno proprio, anche se giovanissime, a causa di questo la osteoporosi. Altre malattie come l'iperparatiroidismo, abbiamo detto qualche cosa prima del paratormone. L'ipertiroidismo, qualora la tiroide funziona in maniera esagerata. Prendiamo per esempio, a titolo di esempio, il morbo di Basedow, che dà un gravissimo ipertiroidismo. La persona mangia tantissimo e dimagrisce. Dice: ma come mai? Mangio tanto, invece di ingrassare dimagrisco. Ecco perché, magari proprio a causa di questo disturbo del metabolismo, il paziente ha con questa patologia gravi disturbi, ma non solo questi. La sindrome di Cushing, che è una malattia delle ghiandole surrenali, che sono delle piccole ghiande che si trovano proprio in cima al polo superiore dei reni. L'acromegalia, che è una malattia dovuta a un eccesso di funzionamento dell'ormone della crescita. Quindi abbiamo delle persone che sono anche un po' giganti, non per niente si chiama anche gigantismo. Il deficit, l'opposto di ormone della crescita. La iperprolattinemia, che è abbastanza frequente, quindi abbiamo un eccesso di prolattina che è secreta proprio in alcuni adenomi della ghiandola ipofisi, che è un po' la ghiandola regina, un po' quella che comanda, dopo il cervello e l'ipotalamo, le ghiandole endocrine, cioè che secernono ormoni periferiche. E poi, no, da ultimo ma non per importanza, il diabete mellito, cioè
quello di tipo 1, che è quello, diciamo così, in cui si usa l'insulina per la sua cura. Parliamo ancora di qualche altra cosa, come il rachitismo e l'osteomalacia, che sono dovuti appunto alle osteoporosi che colpiscono un po' nel rachitismo i bambini. Sei all'ascolto di Benessere e Salute, la rubrica che ti aiuta a stare bene, a cura del Centro Medico Bartoleschi di Montefoscone. La celiachia, con tutte le sindrome da malassorbimento, cioè quelle malattie che vengono perché i villi intestinali non riescono per tale motivo ad assorbire quelle sostanze che sono importanti, e vale per il calcio nelle malattie di questo genere, e vale anche nella celiachia per il ferro, che anche se il soggetto lo assume per bocca non viene assorbito, e quindi la cura per bocca nella celiachia non funziona. Funziona curare la celiachia, insomma, per quello che è possibile con la dieta priva di glutine. È una malattia che purtroppo sta avendo un'impennata notevolissima. Non per niente voglio dire qualche cosa di questa malattia sul modo di fare prima di fare le ricerche. Quello che si chiama un po' una cura, chiamiamolo così, esse adiovantibus, cioè fare la cura prima per vedere di fare la diagnosi. A queste persone si fa assumere per una settimana una dieta priva di glutine, cioè pane, pasta e biscotti, in genere queste tre sostanze che sono, diciamo, prese, comprate, ecco, e si mangia queste cose al posto della solita pasta, pane, pasta o biscotti che si prendono in genere nelle famiglie. E se la persona dice di stare bene dopo una settimana, che non ha più stanchezza, che si sente forte, che non c'ha più dolori addominali, che non c'ha meteorismo, gonfiore, tante volte dice: guarda che pancia che ho, mi sento la pancia gonfia, ma come mai? Non ha delle afte alla bocca, eccetera. In questo caso, diciamo, possiamo dire che quasi sicuramente, quando andremo a fare gli accertamenti o di tipo di biologia molecolare, andando a cercare degli alleli specifici come l'HLA-DQ2, l'HLA-DQ8, che si fanno nel laboratorio di biologia molecolare di Belcolle dell'ospedale di Viterbo, della provincia di Viterbo, oppure si fa la endoscopia, l'esofago gastro duodenoscopia, e si fa la biopsia. Diciamo anche due o tre altre cose, le malattie infiammatorie, ecco, intestinali più gravi, il Crohn, la malattia, diciamo, la colite ulcerosa, le epatopatie croniche, la fibrosi cistica, l'insufficienza renale cronica, le emopatie gravi, come per esempio che hanno il coinvolgimento osseo, come il mieloma, il linfoma, la leucemia, la talassemia, l'artrite reumatoide, sia degli adulti che dei giovani, la spondilite anchilosante, l'artropatia o artrite psoriasica, le connettiviti sistemiche, i trapianti d'organo, l'allettamento con immobilizzazione prolungata più di 3 mesi, paralisi cerebrale, distrofie muscolari, atrofie muscolari e spinali. E poi, limitatamente alle donne in menopausa, bisogna fare un'anamnesi familiare materna di frattura osteoporotica in età inferiore a 75 anni, una menopausa prima di 45 anni e una magrezza con un indice di massa corporea minore di 19 kg per metro quadrato. Questa indagine densitometrica è inoltre indicata in presenza di 3 o più fattori di rischio minori per le donne in menopausa. Queste sono cose importanti, perché si parla di prescrivere, magari col sistema, a carico del sistema sanitario, invece di pagarle, di queste indagini, perché altrimenti andrebbero fatte privatamente. Un'età superiore a 65 anni, un'anamnesi familiare per severa osteoporosi,
periodi superiori a 6 mesi di amenorrea premenopausale, inadeguato apporto di calcio sotto i 1200 mg al giorno. Ecco che abbiamo detto quanto calcio deve essere preso al giorno, in genere intorno a un grammo al giorno, comunque 1200 è meglio. Un fumatore con un numero di sigarette superiore a 20, a un pacchetto insomma. E poi diciamo qualcosa pure di tre o più fattori di rischio minori per gli uomini di età superiore a 60 anni. Per le donne abbiamo visto 65, per gli uomini a 60. Un'anamnesi familiare sempre persevera osteoporosi, quindi dobbiamo fare sempre l'anamnesi come in tutte le volte che si visita una persona, cominciare un po' con una ricerca che poi tutto sommato l'anamnesi ci fa conoscere un po' la genetica di quel gruppo familiare, quindi vedere se tra i nonni, tra i genitori eccetera c'è qualcuno che ha avuto una grave osteoporosi, qualcuno che ha avuto notevole magrezza, qualcuno che si è nutrito con scarso apporto di calcio, fumatore, e qui mettiamo anche l'abuso alcolico, non è il bicchieretto ma è magari la bottiglietta, perciò bisogna stare attenti anche a questo. Sì, e passiamo al prossimo brano e poi torniamo in studio con un'altra domanda. Oh,
Sei all'ascolto di Benessere e Salute, la rubrica che ti aiuta a stare bene, a cura del Centro Medico Bartoleschi di Montefoscone. Bentornati in studio con il dottor Giuseppe Bartoleschi del Centro Medico Bartoleschi di Montefiascone. Lui è un reumatologo e ci sta parlando dell'osteoporosi. Adesso parliamo della terapia e volevo chiedere quali sono i farmaci più noti nella cura dell'osteoporosi. Abbiamo già accennato a prendere e assumere una certa quantità giornaliera di calcio e una certa quantità di vitamina D, diciamo che servono sia come prevenzione che come cura. Attualmente con un dosaggio, come abbiamo detto, intorno a un grammo di calcio e con un assunzione mensile di vitamina D pari a 25.000 o 50.000 unità, si riesce a tenere un po' sotto controllo questi due parametri, della calcemia e della vitamina D a livello, insomma, dell'organismo. A questi, nei casi che c'è una osteoporosi marcata, abbiamo bisogno di aggiungere altri prodotti. Il gruppo più importante per quello che è stato un po' il passato, poi vedremo il futuro, della terapia per l'osteoporosi sono i cosiddetti bisfosfonati. Sono una categoria che ha avuto una certa evoluzione, partendo da farmaci come l'etidronato, il clorodronato, l'alendronato, il risedronato, eccetera, e che in genere si prendono una compressa la settimana a digiuno, appena uno si è alzati, la persona non deve ritornare a letto perché può dare delle esofagiti, e in genere sono farmaci che si usano fino a 5 anni, un periodo lungo, ecco, se sono ben tollerati, e in genere abbiamo anche dei risultati su quelli che sono, diciamo, i risultati sulla cura dell'osteoporosi. Non per niente abbiamo anche alcuni che si possono usare e sono specifici per il trattamento dell'osteoporosi maschile. Le numeri sono l'alendronato, il risedronato e il zolendronato. Sei all'ascolto di Benessere e Salute, la rubrica che ti aiuta a stare bene, a cura del Centro Medico Bartoleschi di Montefoscone. La maggior parte della popolazione conosce questi prodotti, magari sotto i nomi commerciali, che noi non diciamo, però effettivamente ne viene fatto un uso abbastanza corretto, ecco, anche perché si possono prescrivere con il Servizio Sanitario Nazionale se uno si attiene alla famosa nota 79, che dice quali sono le motivazioni per poterle usare o non poterle usare. Quindi ci deve essere un'osteoporosi, diciamo, abbastanza grave, ecco, che viene determinata proprio da quello che abbiamo detto prima, dalla misurazione fatta con la MOC. Se la MOC ci dà un'osteoporosi grave superiore a meno 3,5, a meno 4, eccetera, di perdita di massa ossea, allora a quel punto il medico può prescrivere questi prodotti, altrimenti il paziente se le deve, diciamo, comprare. Quindi questi sono i più importanti, diciamo, prodotti e quelli un po' più usati. Ma quali sono i farmaci più innovativi, oltre ai bisfosfonati? Allora, dobbiamo dire che negli ultimi anni
a questa grossa categoria dei bisfosfonati si sono aggiunti altri farmaci. Uno è un derivato del paratormone che si chiama il teriparatide, un nome un po' difficile, ecco, e si utilizza soprattutto nelle fratture molto gravi, dove è difficile intervenire con gli altri farmaci di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi si fa una somministrazione sottocute quotidiana, cioè ogni giorno, di questo ormone paratiroideo e particolarmente del suo frammento attivo l'1,34 teriparatide, appunto da qui il nome. Che fa questo? Si stimola la formazione e anche il riassorbimento osseo, con un effetto prevalente sulla neoformazione o cosiddetta finestra anabolica, cioè che costruisce, e che è evidente soprattutto nei primi 12 mesi di trattamento. Dobbiamo dire che siccome questo trattamento non può essere utilizzato per evitare gli effetti collaterali, dopo 24 mesi di trattamento, eventualmente poi si può ricorrere anche ad altri farmaci in associazione, come può essere un disfosfonato come il zeletronato oppure un altro farmaco, il denosumab, di cui parleremo a breve. Sei all'ascolto di Benessere e Salute, la rubrica che ti aiuta a stare bene, a cura del Centro Medico Bartoleschi di Montefoscone. Quanto tempo dura una terapia per l'osteoporosi? Una terapia per l'osteoporosi in genere durerebbe in maniera cronica, perché purtroppo è una malattia progressiva e va incontro, anzi se si sospendono i trattamenti o perché uno è costretto per delle intolleranze, per esempio nei farmaci cosiddetti bisfosfonati, abbiamo per esempio le persone che si devono curare per i denti, per mettere degli apparecchi eccetera, soprattutto se si deve fare un impianto, e quindi in quel caso non vanno utilizzati perché si può avere difficoltà a impiantare poi, diciamo, i denti. Quindi è una diciamo, cosa molto importante che in genere l'odontoiatra chiede sempre ai pazienti che si recano da lui per sapere appunto se hanno fatto o stanno facendo queste terapie che vanno sospese in questo caso. E anzi, lo stesso paziente è bene che lo sappia, perché se quando purtroppo forse non c'è persona che diventa un po' anziana che non abbia forse sistemato qualche dente o più di un dente, insomma. Passiamo adesso al prossimo brano in scaletta e poi torniamo in studio con un altro argomento sull'osteoporosi. Sometimes I feel good, at times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love. With you, I never love someone the way that I'm loving you. Oh, oh,
Sei all'ascolto di Benessere e Salute, la rubrica che ti aiuta a stare bene, a cura del Centro Medico Bartoleschi di Montefiascone. Bentornati alla rubrica Benessere e Salute, in studio il dottor Giuseppe Bartoleschi dell'ambulatorio medico Bartoleschi di Montefiascone. Giuseppe, qual è l'altro farmaco innovativo nella cura dell'osteoporosi? Per fortuna la ricerca non si ferma mai, abbiamo ottenuto anche un grosso risultato per la cura dell'osteoporosi con il farmaco di cui parlo adesso, che è il denosumab. Questo nome difficile, denosumab, dice che siamo di fronte a un anticorpo monoclonale umanizzato in grado di neutralizzare il rancle. Che è questo rancle? È una citochina che, interagendo con il recettore RANK sulla membrana di pre-osteoclasti e osteoclasti maturi, ne condiziona il reclutamento, la maturazione e la sopravvivenza. La sua somministrazione sottocute comporta l'abbattimento quasi completo prima del riassorbimento osseo osteoclastico e poi della sua attività neoformativa. Quindi è un antiriassorbitivo come i bisfosfonati. Però quali sono le differenze fra questi farmaci? L'effetto che cessa immediatamente alla scomparsa dal circolo del farmaco. Pertanto, qualora il trattamento venga sospeso e il paziente si trovi ancora in condizioni di elevato rischio di frattura, per evitare una possibile rapida ripresa della perdita ossea, si deve valutare l'opportunità di avviare un trattamento alternativo. In genere, questo trattamento si conduce utilizzando 60 mg di denosumab sottocute ogni 6 mesi, quindi è pure molto comodo. Si fanno due somministrazioni all'anno, però questo deve essere prescritto nei centri che hanno l'autorizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, cioè in genere sono i centri, grossi centri ospedalieri dove ci sono, diciamo, i reparti di ortopedia, di reumatologia, eccetera, le università oppure i centri, insomma, comunque autorizzati. Poi sono prodotti che hanno un certo costo, quindi hanno un piano terapeutico, come lo stesso piano terapeutico ha il precedente farmaco di cui abbiamo parlato, il teriparatide. Ora, tutti gli studi clinici non hanno evidenziato rilevanti effetti collaterali, quindi il trattamento può comunque provocare un'ipocalcemia e per questo è necessario correggere prima eventuali condizioni di rischio. Quindi per tante cose abbiamo trovato anche i farmaci giusti, perché il problema gravissimo delle fratture in fin dei conti ha avuto, diciamo, la opportuna, diciamo, terapia, sia con questi due farmaci di cui abbiamo parlato. E anche qualora il dolore fosse molto forte, per settimane non si riesce a combatterlo e proprio in presenza di fratture, di monofrattura, cioè di una vertebra sola, qui che parliamo delle vertebre, o di più vertebre, possiamo intervenire con una tecnica chirurgica. E qual è la tecnica chirurgica di cui parliamo? Io parlerò soltanto della scifoplastica, che appunto è indicata e raccomandata solo in pazienti con un dolore intrattabile da settimane, visti i rischi connessi alle procedure e agli incerti benefici nel lungo termine. Questo perché? Perché con la scifoplastica il cemento viene introdotto a bassa pressione e quindi con un minor rischio di embolia polmonare e di fuoriuscita, che consente di ridurre le deformità mediante l'introduzione di un palloncino che viene successivamente gonfiato all'interno del corpo vertebrale. Quindi viene iniettato del cemento, ci sono dei palloncini
e quindi si riduce la gravità e quindi il dolore della frattura vertebrale, che veramente non fa dormire sonni tranquilli ai pazienti. C'è una metodica chirurgica che è utile nelle complicazioni gravi dell'osteoporosi come le fratture vertebrali? Sì, è questa tecnica qui, questa tecnica qui che abbiamo parlato. Io ho parlato della cifoplastica proprio perché è quella un po' più sicura, è quella che dà più garanzie, è quella che si fa un po' più frequentemente e che io ho visto dei casi, hanno dei risultati più che soddisfacenti. Devo dire che ho visto trattare anche dei casi di metastasi prostatiche che hanno dato, non per l'osteoporosi, ma addirittura dalle metastasi prostatiche, che hanno dato dei risultati soddisfacenti. Il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, passiamo ai saluti e vorrei anticipare l'argomento della prossima puntata, la polimialgia reumatica. Quindi diamo appuntamento agli ascoltatori alla prossima puntata di Benessere e Salute con questo argomento. Arrivederci e grazie dell'ascolto. Grazie a tutti.